il forum. Ma eccellente, eccellente innanzitutto per la Tunisia, per il movimento rivoluzionario tunisino, perché abbiamo portato, hanno portato, devo dire, perché sono stati eccellenti organizzatori, almeno 30-40 mila persone, di cui la stragrande maggioranza giovani e giovanissimi, direi almeno l'80% è sotto i 30 anni, dando l'impressione di una grande solidarietà internazionale per il movimento tunisino e facendo capire che quello che è successo con l'assassinio di Belaid non si può ripetere. Per quel che riguarda le dinamiche interne, direi che il forum organizzato al più alto livello per quel che riguarda l'Africa, nettamente superiore ai precedenti, a parte quelli di Porto Alegre storici, questo davvero è quello che emana più entusiasmo, partecipazione. Poi ci sono tantissime reti che stanno lavorando bene, anche l'organizzazione tecnica, che in genere in questi casi non è facile da fare, a un ottimo livello, anche paragonato a altri casi, appunto questi dell'America Latina, dove dietro c'erano grossi finanziamenti, dove c'era la partecipazione spesso governativa, mentre qui il governo ovviamente non ha dato niente. Hanno fatto veramente tutto da soli e ci fanno pensare che probabilmente, forse anche per la prossima edizione, sarebbe bene rimanere qua in zona, rimanere nella zona del Maghreb, perché è una zona vivacissima, i ragazzi sono entusiasti, si sentono intorno a tutto il mondo e ci stanno lavorando veramente bene, non ce l'aspettavamo così bello. Noi ti ringraziamo, l'ultima battuta è invece in mezzo a questo caos, però positivo. Tu hai seguito qualche discussione particolare, perché quelle ce la siamo proprio risparmiate, tra virgolette, nel senso che era impossibile raggiungere più interessanti. Sì, allora intanto c'è una discussione interna al Consiglio internazionale per le sorti del Forum Sociale Mondiale, continuerà dopo la fine del forum, perché bisogna rivedere proprio i rapporti tra il Consiglio internazionale, che è, diciamo, l'ente organizzatore, quello che dà, promuove eccetera, e il forum vero e proprio, perché diciamo, il modello fino adesso corrente è abbastanza superato. Ovviamente poi seguito sia il dibattito all'interno delle grandi opere, questo è un altro movimento che si è messo in piedi da pochissimo, adesso l'ultimo seminario che hanno fatto era molto partecipato, quello dell'acqua, che ovviamente anche quello è andato benissimo, quello sul clima e l'ambiente, oserei dire che quello sui migranti, ottimo, eccellente. Forse il livello più basso è quello che riguarda i seminari sul lavoro, davvero poca cosa tutto sommato, questo un po' per responsabilità dei principali sindacati della CES, che poi non partecipano mai con convinzione. Noi come sindacati alternativi non siamo in grado fuori casa di fare grandi cose. Anche educazione e scuola, devo dire, poca partecipazione, per esempio rapportato a quelli sulla sanità, che invece sono molto partecipati e con molta presenza. Non so perché gli africani non sono stati in grado, i magrebini, di organizzare grosse cose sulla scuola, però a parte questo, tanta Palestina, forse troppo, forse 34 seminari sulla Palestina, francamente, tra l'altro molti con 10-15 persone, perché chi non è proprio dentro, addetto ai lavori, non riesce a orientarsi, magari invece di farne 34, che spessissimo dicevano esattamente le stesse cose, se ne potevano fare un terzo e ci sarebbe stata molta più partecipazione, però ognuno ha voluto mettere la propria etichetta e pazienza così. Ok, noi ti ringraziamo tantissimo.